Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nell'universo di Nabi. Io sono Carlitos e qui con me c'è Andrace, ciao! Oggi siamo su Replay dei nostri Nabini, episodio 4. Siamo a bordo del GV Tiger P. L'utente si chiama Arabong. Sì. Siamo sulla mappa Burupanka e vediamo cosa ci ha regalato in questo replay. Questa è una grossa artiglieria di livello 8. No, vediamo se ha caricato cosa su un gold. Mi sa di sì. Vediamolo subito premendo CTRL e andando col mouse lì sopra. Danni È un 2000. esplosivo, danni 2000, penetrazione 105. Ah, allora Non male, ma ha così pochi colpi? 15? Cazzo, speriamo che fa tanti danni allora. Con così pochi non è. colpi mi Vabbè, annoierete. carica in 45 secondi. Questa artiglieria bisogna saperla usare bene allora, perché se Qua no ce li hanno. ogni colpo che spari. Vediamo se Allora, si vediamo se. posiziona dove tutti, in a zero. Sì, in a zero più o meno dietro l'erbetta. Anzi, le siepi. Lentino. Cazzo, se è lento. Vediamo, cerchio se è veloce abbastanza. Questo qui sarebbe anche il mio prossimo carro da comprare, ma sono ancora indeciso se farlo o meno. Beh, diciamo che il cerchio si chiude abbastanza Chissà velocemente. se lo può costruire lo può. Vediamo. Lì Aia, cade. stanno gli alberi. Anzi, però c'ha pochissimo brandeggio, guarda lì. Quindi ogni spostamento è di sicuro tutto il cerchio che si apre. Chissà se ha. Se si punti di migliorato il caricatore. Sicuramente sì, penso di sì. Ha anche la mimetica. È utilissimo quella teoria. Allora, mirare qui subito in quella montagnola è veramente la cosa migliore da fare perché solitamente sono tutti lì. Poi, come abbiamo potuto vedere poco fa, è anche caduto un albero. Ora arriva col 1390. E spottate, dai ragazzi. Come sempre tutti se la camperano allegramente dentro la foresta. Per fortuna c'è un LC, eccolo lì, che punta allora lei o no BJ. Però lui vedo che aspetta. Tentenna se andare a sparare. Sì, ci va per forza, dai. Dai che voglio vedere la potenza di questo cannone. Qui c'è la casa. Ce la stanno distruggendo. Infatti mi sa che No, aspetta. Anzi, bravo, no, vai, bravo. dati Come 34, grande. c'è un carro premium. Livello 8. Se la tenterà? Così alla cieca? No, mi sa che così Ora continua i male. colpi da cieca si possono più fare. Da quando le hanno nerfate. Da quando c'ha la ricarica così lenta, davvero. Meglio sprecarmi il più possibile. Anch'io ci penso due volte prima di sparare un colpo ormai con l'artiglieria. Poi soprattutto con questa, guarda qui, c'è solo 15 colpi, quindi fai presto a finire. Anche se è vero che carica un colpo al minuto, però. Più o meno. L'obiettivo l'hanno fatto fuori. Vediamo che per ora non è ancora riuscito a scoppiare nulla. Ma sai, Purtroppo se non sia. c'hai un buono spotter non ce la fai a sparare sempre tutta la partita. Vediamoci un po' di gente qui. Madonna se c'è gente. Che palle, quando ti sposti è sempre il momento in cui ti spostano i carri migliori. Vediamo un po'. Qua c'è Dai. possibilità di PN2 in un colpo solo. Sa che se la tenta. Tentatela, dai, sparalo! Un colpo a vuoto, se lo proverà. Se l'ha provato, l'ha Eccolo! sparato! E l'ha Ah! preso, grande! Cavolo! Ha one-shottato il VT! Grande, il cacciacarri di livello 9 tedesco. Bravo, che non era manco stato spottato, sai? No, non era neanche stato spottato. Bravo, Complimenti. scrivici qui sotto come hai fatto. Dacci i tuoi trucchi. Subito. Vogliamo imparare. Ha fatto benissimo. Secondo me ha visto che si è spostato l'albero prima e ha sparato per Ho quello. visto un colpo partire, si è tentato. Ora vediamo, qui ce ne sono due vicinissimi. Chissà Se c'è. se ritenta. Se ce la fa in un colpo a beccarne due, ti facciamo santo subito, perché non c'è verso. Vai, carica. Eccolo qui, è carico. No, ma non se la rischia. Si è Ci passato sta troppo pensando, tempo. sì. Non si Se lo rischia. spottano, se spottano quei due sono morti secondo me perché non c'è verso. Dai, bello. Spottate questi momenti di attesa.
con l'artiglieria è un gioco molto di attesa. Vediamo che prova lo stesso nel CIDE, grande. Quello stupidozzo era ancora lì. Fatto bene a sparare così alla cieca. Come potete vedere, però, in basso a sinistra i colpi a segno sono zero perché non erano spottati i nemici. Sì, i colpi a segno ce li fa vedere solo quando sono spottati visibili sulla mappa. Quindi sarà tutta una sorpresa ai risultati di fine battaglia. Davvero. Beh, già il one shot al VT è tanta roba. Sa che sono 1600 punti. Più o meno sì, è un livello 9, quindi. Oh, questo è 103. Vediamo lui come mira con l'artiglieria. Ecco. Che io non ho mai capito ancora come si mira. Usa il mirino molto alto, però quelli sono dettagli, ecco, vediamo che lo. Sì, più o meno dai, mira più o meno come me, dai. Non c'è. Ha accapparato tutto suo. Bella botta. 8,50 sì. Wow, se ogni colpo fa 800, minimo 800 di danno. Non è malvagio. Ma c'è scritto che il massimo fa anche 2000, ho visto. Io lo comprei subito per lui. Il problema è che non è versatile come il GV Panther. A me piacciono i carri belli veloci che mi posso spostare in fretta. Allora rifai la mia. Sì, dovrei andare sulle francesi, è vero. Lui monta le esplosive, quindi forse hanno un danno maggiore. C'è di nuovo l'M103. Ma dai, con 61 di vita non c'è. Non c'è gusto. Anch'io con l'artiglieria cerco sempre di beccare quelli con più vita, perché per gli altri, a parte vedi, poi questi inculano così e quando sei tutto a capo. Gli alleati quando vedono che hanno poca vita sparano tutti, ma quando vedono uno a full vita no. Sì, stanno lì fermi a non fare un cavolo. T30. Questo è bello. Guarda come con si calma muove piano, sì. Perché sennò si apre il cerchio. Bomba. Ora eccola. Mamma mia, bella, 800 di danni. 845. Bella, bella. Da quelle viste c'ho già 1700 di danni, che non è malvagio. Più quelle due incisioni che ha fatto senza vedere nulla. Secondo me siamo già quasi a 4000. Sì, può darsi, sì. Ora vediamo che rimane solo questo SSE che sta facendo una bonus. Sta con. No, ma mi sa che non ce la fa a prenderlo perché mancano ancora tante secondi. Ma stanno in VZ, mi sembra che sto portando. Anche gli altri a vederlo. Però ora lo stanno cercando anche da J1. Quindi. Carica! La vedo dura? No, li hanno rubata, cazzo, peccato. Bene, ci vediamo ai risultati di fine battaglia. Sì. Eccoci ai risultati di fine battaglia. Vediamo che ha preso la maestria fenomeno. Sì. 3500 di esperienza. 56.000 di soldi ricevuti. Vediamo un po' quanto gli ha tolto ai quelli che ha fatto. 917. Sì. A WTF 1600. L'M103 era 857. Sì. T30 le ha tolto 845. Quindi 4219 danni. Un bel po' di danni, 4000 di danni. Tanta roba. Due kill, purtroppo non ce l'ha fatta a farne di più. Ma in questo gioco è più importante fare molti più danni che kill. Infatti, come abbiamo potuto vedere, ha fatto la maestria fenomeno, che è una bella medaglietta. Vediamo un po' quanto ha guadagnato. I dettagli di fine battaglia dettagliati sono, allora, 4 colpi sparati. Minchia, tutta la partita. Cazzo, 4000 danni in 4 colpi non è male, però, No, perché altro su 4 colpi che spari devi via per forza, sì. Sennò non fai infatti nulla. Quanti è che ne ha presi 3? Sì. Ne ha presi 3. Ne ha presi 3, 2 di splash damage. 3 di penetrazione. E 3 penetrazione. Ovviamente danni ricevuti ne ho neanche uno. Bene ragazzi, questo partitone del nostro amico Arabong finisce qui. Ci vediamo al prossimo video. Al prossimo, ciao ragazzi.